Amici di Terre, Sapori e Vini, tornare con grande piacere in Piemonte sul lago di Mergozzo, a pochi passi dal Lago Maggiore, tornare al ristorante Piccolo Lago, ma soprattutto tornare ad incontrare Marco Sacco, chef stellato con 2 stelle Michelin da oltre 10 anni. Marco, questa sarà una serata particolare che ci farei vivere tu in prima persona, ma con tanti altri colleghi stellati. Io potrei dire la serata delle stelle, dai, si può dire. Si può dire la serata delle stelle. In realtà parte da questa sera qui al Piccolo Lago il movimento Gente di Lago. È un progetto che ho sviluppato con l'aiuto di Laura e vuole raggruppare tutti i pensieri delle acque interne. Quindi gli chef che lavoreranno con i prodotti di lago, gli ittiologi che ci racconteranno le condizioni dei pesci di oggi e del passato e del futuro, e gli scienziati che ci racconteranno che cosa sono le acque interne oggi. Quindi noi sappiamo che il lago di Mergozzo è un bacino di acqua pulita, sappiamo che è il lago più pulito d'Europa e ha tutte delle caratteristiche. Ecco, questo movimento di Gente di Lago vuole raccontare queste cose. Questa volta una signora a mio fianco, Laura Gobbi. Allora Laura, il tuo compito per questa serata particolare dedicata alla gente di Lago qual è? Dai, spieghiamo. Ma io sono stata fortunata perché con Marco mi ha scelto, insomma, per aiutarlo a strutturare questo progetto e questa serata, non solo questa, anche le prossime serate. È un movimento che nasce dal cuore, che è il cuore della gente di Lago, che è il cuore che il nostro pesce Pietro pesca, perché non è l'uomo che pesca il pesce, ma è il pesce che pesca il cuore della gente di Lago. Lago di Garda, ristorante Vecchia Malcesine, Leandro Luppi, 1 stella Michelin. Insomma, una serata dedicata al lago, una serata dedicata al pesce di Lago. Assolutamente sì, una bellissima iniziativa di Marco, che appunto ha pensato di fare questo evento diviso in 3 momenti durante primavera, estate, autunno, chiamiamolo così. Quindi chiaramente ha contattato gli amici, no? Quelli nell'immediato e quelli che vivono sul lago, no? questa idea della gente di lago, no? Che riprende un po' gente di mare, questo, no? Però in effetti diciamo che il pesce d'acqua dolce sta ritornando un po' prepotentemente negli ultimi anni a fare la sua... è riapparso, no? Un po' anche grazie ad altre cose che abbiamo fatto anche noi sul Lago di Garda, un po' ad averlo rimodernizzato, no? Avergli dato una visione un pochino diversa, no? Io ricordo sempre che il primo pesce che le mamme ti danno da mangiare è la trota, no? E poi non hai più voglia di mangiarla, no? Perché di solito viene sempre un po' fibrosa, così. Quindi riprendere in mano questi prodotti, trattarli in maniera un pochino più moderna, sicuramente ha portato una piacevolezza nuova. È banale, ma devo chiederlo, tu cosa prepari per la serata? Questa sera noi facciamo una trota marinata, quindi quasi un conciato del crudo, abbinata a una zuppa di cioccolato bianco fredda, del crème grattugiato a fresco, le sue uova della trota, il suo caviale e dei piccoli germogli di crescione d'acqua. E amici cari, questa volta le stelle Michelin sono ben 3, perché con me c'è Chicco Cerea. Ci ritroviamo con grande piacere, buonasera a te. Allora, subito, che cosa prepari per la serata, come prima cosa? Facciamo un risotto in quel bel pentolone che è alle vostre spalle, con un ragù di pesce di lago e una trota marinata cruda sopra, una riduzione d'arancio e Campari, e lo serviamo. Allora, una serata dedicata alla gente di Lago, ai prodotti del Lago, un po' un ritrovare non la nostra terra ma le nostre acque. Assolutamente sì, e poi per me è una doppia sfida, oltre che rilanciare giustamente questi territori fantastici, perché come ben sapete da Vittorio da sempre fa pesce di mare, e quindi per me stasera trattare pesce di lago è davvero una bella sfida, ma sono contento di essere qua con Marco per questa bellissima iniziativa che trovo giustissima. Altra stella della serata, Mauro Elli, ristorante Il Cantuccio, anche tu per questo appuntamento con il pesce e la gente di lago. Che cosa prepariamo? Ma stasera ho pensato di portare un piatto col pesce di lago, sicuramente il lavarello, perché è un grande pesce, molto elegante, molto raffinato, mi piace tanto e ho deciso di interpretarlo in maniera un po', ecco così, un po' divertente, no? I fratelli Trentin, Nicola e Davide, che arrivano da Cittadella in provincia di Padova, da dove spesso e volentieri vi abbiamo parlato. Le delizie del grano. Nicola, vedo un pesce a forma di pane. No, vedo un pane a forma di pesce per la serata. Esatto, sì, quello è il pesce Pietro. Ah, ecco. In occasione della serata abbiamo fatto il pesce Pietro. E lì c'è un pane con scritto movimento della gente di lago. Hai visto? Allora, anche il grano sposa il lago. Eh sì,
siamo riusciti ad abbinare le due cose e cercare di poter soddisfare i desideri anche. È logico. Ragazzi, voi fate uno dei mestieri, penso, più antichi del mondo, il panificatore, insomma, sì, è vero? Sì. Chi lavora con il grano è il mugnaio sicuramente, prima ancora di loro, ma poi c'è il forno. Sì, sì, sì. Noi siamo trasformatori del lavoro del mugnaio, della farina, perché facciamo pane. Ci vede il pesce qui? Sì, questo è il topping che va dentro alla focaccina, lo yo-yo, esatto, che abbiamo fatto per l'occasione, e viene farcito con il campione di Gardo, una zucchina marinata con ginepro e alloro, e poi una crema di ricotta. Un giovane chef, questa volta a mio fianco, Federico Beretta, anche tu chiamato all'ordine con la serata delle stelle, io l'ho definita così perché insomma tu non sei ancora stellato, ma poco ci manca, tutti stellati, grandi chef, grandi esperienze, ma soprattutto ho notato grande amicizia. Sì, ecco, questa è una cosa che ci unisce molto, siamo oltre ad essere colleghi, siamo anche tutti amici e stiamo lavorando tutti per questo movimento, per valorizzare insomma insieme il pesce di lago, che, certo, che spesso viene dato come un pesce una di seconda scelta, ecco. Invece no, deve essere valorizzato, e insieme ad altri colleghi, amici, quindi siamo qua per fare questa serata e valorizzare insieme per questo movimento. E noi per parlarne, per darvi voce, per far sì che tutti quanti riescano a comprendere quello che stanno dicendo i ragazzi, gli stellati, e non questa sera qui presenti. Tu che cosa hai preparato? Io ho preparato una anguilla BBQ, quindi sarà un'anguilla che viene fatta con una salsa barbecue, dove al posto del pomodoro abbiamo messo una barbabietola affumicata, una crema di mais e una polvere di fungo, per riprendere una ricetta che era tipica del lago di Como. Beh, i sapori chiaramente con il pesce di lago, ma anche bere qualche cosa di buono. Allora perché non chiedere a Cinzia Ferro che cosa prepariamo per la serata? Sì, allora per la serata abbiamo pensato a due drink che stanno perfettamente in tema, quantomeno abbiamo pensato di far sì che incontrino e sposino i sapori dei piatti, quindi cose un pochino particolari. Il primo drink ha un nuovissimo bitter che è il Marine Dry, cioè un bitter con profumo amarena, e poi abbiamo della tonica, abbiamo del bergamotto e lo finiamo con un velluto al bergamotto e o dell'alga spirulina. A questo drink accompagniamo una sferificazione del bitter di Marine Dry con delle uova di trota, un mix. Insomma, sì, devo dire chapeau, Una cosa abbastanza sorprendente. Il secondo drink, sì, invece ha ispirazione orientale, è una fusion, quindi lago oriente, dove troveremo del crescione del posto che va a incontrare il wasabi, dove troveremo dello yuzu, del sake, della vodka e dell'apsan sochang, che è un tè affumicato, un tè nero affumicato. A questo lo finiremo con un'aria molecolare al falernum, altro ingrediente del drink, e verrà accompagnato una serie di cubettini di cocktail solidi, appunto allo yuzu, all'apsan sochang e al falernum. Io sono rimasto basito, senza parole, perché insomma con questo elenco di ingredienti devo dire bravi a voi che li preparate, perché ricordarseli tutti non è semplice. Certo. Cosa dici, mi offri da bere? Andiamo. Ma certo che sì. Completiamo in bellezza con una delle più belle voci della radio, Maurizio Di Maggio, Radio Monte Carlo. Mauri, è banale, ma devo chiedertelo. Tu che vivi a Monte Carlo, a sì, Monaco, che vedi il mare tutti i giorni, senti il profumo del pesce di mare, questa sera siamo tutti uomini di lago. Ma io sono un uomo di lago. Prima di essere un uomo del sud-est francese, io ero un ragazzo del nord-ovest italiano, dal Piemonte, e sono finito giù, diciamo, in Costa Azzurra. Finito vicino bene. Il lago di Candia? Sì, esatto. Il mio lago di riferimento era il Lago Nero, che è un piccolo lago sopra Borgofranco, diciamo, c'è il castello di Montalto, quelle zone lì. Sono zone di laghi morenici, neri, scuri, profondi, che fanno un po' paura. Sono passato al mare per una questione di lavoro, naturalmente, ma la mia anima rimane con il lago. Facciamo una cosa, facciamo una bella canzone. Avete presente Gente di Mare? La facciamo in versione Gente di Lago. Ok. Gente di lago, che se ne va,